Ciao, sono Anthony di Sorgente, la biobanca leader nella conservazione di cellule staminali. In questo video vedremo alcuni consigli su come far addormentare il tuo bebè. Capiamo perché i bebè non dormono e quali sono i metodi per appunto farli addormentare, più qualche curiosità. Ma innanzitutto parliamo appunto del perché il tuo piccolo non dorme. Diciamo che il pianto è l'unica cosa che ha il neonato, l'unica azione che può fare per comunicare. Quindi sia che abbia freddo, che sia bagnato, che abbia caldo, eccetera, il pianto è l'unica cosa che possono fare, anche per dimostrare il sonno. Capiamo subito che in alcuni casi è facile capire il motivo per cui pianga, magari vogliono semplicemente aver cambiato il pannolino, magari vogliono mangiare e alla fine è tutto fatto, ma non è sempre così, ci sono anche altri casi. Nel caso del sonno, ad esempio, negli adulti magari possono, non possono, riescono a dormire a causa dell'agitazione, quindi si vanno ad individuare quali sono le cause di questa agitazione. Nei bambini, nei bebè, questa cosa ovviamente non si può fare perché non hanno ancora quella cognizione e diciamo anche quelle competenze, per così dire, comunicative con cui possono dircelo. Quindi il pianto è l'unica cosa che hanno a disposizione. Vediamo quindi alcuni metodi per far addormentare il proprio bebè. Sicuramente, prima di metterlo a letto, potremmo ad esempio fargli un bel bagnetto caldo e profumato di lavanda che lo aiuta a rilassarsi, specialmente dopo una giornata intensa. Infatti, gli stimoli, gli input esterni vengono processati dal bebè magari in maniera un po' diversa rispetto all'adulto. Il pigiamino morbido, le coccole anche sono un ottimo passo e una volta nel lettino deve essere tutto calmo, rilassato, poche luci e anche la tua voce deve essere, da mamma deve essere diciamo dolce e con tono basso. Quindi questi sono dei metodi molto molto utili. Sicuramente fare delle carezze lievi prendersi il giusto tempo prima che si lasci andare possono essere, diciamo, delle altre metodi molto buoni, quasi ipnotici, per farlo addormentare. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordiamo di seguirci sui social per altri contenuti anche riguardo il fatto di far addormentare il proprio bebè, altri consigli, ma anche su informazioni per quanto riguarda la conservazione delle cellule staminali. Quindi puoi seguirci su Facebook, Instagram, TikTok, basta cercare sorgente-staminali e se vuoi puoi anche contattarci qui in chat per chiederci ulteriori informazioni oppure direttamente sul sito di sorgente.com. Ciao, alla prossima!